Una buona serata, ben ritrovati per questa edizione del nostro giornale. Duro attacco di Carola Rackete, l'ex capitana della nave Sea-Watch, in una audizione avvenuta al Parlamento europeo. L'unica risposta che ho avuto dopo che avevamo richiesto aiuto è stata da Tripoli, dove non potevo andare. Nessun governo voleva 53 migranti, è stata una vergogna. Provo tristezza in questi ricordi. Della perdita di oltre 300 vite umane nel Mediterraneo centrale, perché l'Unione Europea ricorre sempre più all'esternalizzazione dei salvataggi. Parlando dell'Italia, dice la legge viola il diritto internazionale. Non so come si possa fare una cosa. Non sono preoccupata perché le mie azioni sono giustificate dalla legge e dalla moralità e come difensore dei diritti umani. È stata salutata al termine della sua audizione da uno standing ovation da parte di numerosi eurodeputati. Ricordate la storia di quel ragazzo di 12 anni di Stornarella che aveva protestato da solo nell'ambito dello sciopero climatico ambientale diretto dalla sedicenne ambientalista Greta Thunberg? Ebbene, il piccolo potito ha realizzato un sogno. Grazie alla redazione del programma televisivo Le Iene ha intervistato il ministro dell'Ambiente Costa. Tra l'altro aveva fatto sensazione quella protesta solitaria in pieno centro, tant'è che proprio il sindaco della cittadina Downers si era chiesto il perché protestasse per quella cosa. La sua è stata una risposta degna non di un ragazzo, ma di un uomo. Andiamo a Bari adesso, dove è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso del policlinico del capoluogo barese. Presente il governatore regionale Michele Emiliano, il quale ha messo in evidenza gli sforzi che sono stati fatti per la sua realizzazione. Ascoltiamolo.